solo per la cronaca dico che vabbè, il punteggio, visto voi come l'ho visto io, è assolutamente, come dire, non rispecchia l'andamento della partita, perché poi a parte l'ultima bomba, poi chiaramente è stato l'ultimo minuto che ha sancito la fine della partita. Non l'ha deciso l'ultimo minuto, hanno deciso degli episodi in sequenza, e l'ha deciso il fatto che noi, nel momento in cui, dopo aver di fatto ripreso la partita in mano, secondo me come trend, dalla fine del primo quarto fino alla fine del terzo, qualche minuto del quarto, appena abbiamo perso quel trend e soprattutto appena abbiamo visto che Biel è andato avanti di uno, abbiamo finito di giocare con serenità e siamo andati oltremodo sopra ritmo, forzando delle situazioni che, non avendolo fatto fino a quel momento, ci hanno condannato. L'interpretazione al di là del primo quarto, dove come interpretazione della partita era stata giusta, l'unico problema che avevamo subito in modo esponenziale, lo dicono i numeri, è che avevamo subito nel primo quarto 10 rimbalzi in attacco. Questo aveva creato la separazione dei punti, ma nella interpretazione della partita eravamo ben presenti. Appena abbiamo sistemato un minimo quello, abbiamo continuato a giocare con l'interpretazione giusta e abbiamo chiuso il discorso dei rimbalzi, migliorato il discorso dei rimbalzi, e di conseguenza poi la nostra presenza è andata a crescere fino, ripeto, al momento in cui, probabilmente addirittura oso dire, e sottolineo oso dire, nel momento in cui avevamo preso anche un vantaggio discreto, non avevamo avuto quella presenza per chiuderlo, e poi chiaramente Biella, spinta di energia e non solo da Coleman, ha trovato due o tre canestri fuori dal cilindro, e lì sono ritornati in partita, e lì noi abbiamo perso la nostra serenità quando abbiamo visto che men più uno Biella, e lì abbiamo perso la serenità. E ripeto, abbiamo giocato sopra ritmo, abbiamo giocato senza quel ritmo che ci aveva permesso invece di tenere la partita sul binario che volevamo. E non a caso nell'ultimo quarto ho fatto 7 palle perse, che sono figlio proprio di questo ritmo che non era il nostro e che non doveva essere il nostro. Luca, Hickman e Jones praticamente assenti, che cosa è significato per te? No, noi giochiamo, siamo una squadra, giochiamo di squadra, vinciamo e perdiamo di squadra, quindi non è assolutamente abitudine, lo sai, parlare di singolo. Invece gli episodi a cui ti riferivi erano solo errori vostri o magari qualcosa di diverso? Episodi. Gli episodi che in qualche... Episodi. La risposta è episodi. Ho capito, ho capito. Se ci puoi dire come sta Hickman, l'abbiamo visto uscire a San Zinante. No, ha preso un colpo, chiaramente il colpo ha prodotto un taglio sul lato. Comunque non ho notizie diverse rispetto a me.